Caporale St. John, tenente Weaver. Rispondi. St. John a base. Qui Weaver, che posso fare, caporale? Stando al modulo di richiesta vi serve Mercurio. Idee su dove trovarlo? Sì, certo. Forse avrei dovuto scriverlo. Si ricava dal Cinabro e l'unità di Curie ha scoperto una miniera a nord di Diamond Lake. Vai lì e chiamami quando arrivi. Sì, signore. Ehi, che resti tra noi. Se non c'è il colonnello in giro, evita le stronzate alla sì signore e no signore. Mi fanno sentire vecchio. Tenente Weaver, mi ricevi? Sono alla miniera. Ok, perfetto. Dai un'occhiata in giro. Il rapporto parlava di kit per l'analisi dei minerali. Te ne serve uno. Kit di analisi. Ricevuto. Il cinabro è rossastro e opaco. Non brilla, ma si riconosce a prima vista. Esamina il minerale. Deve essere puro almeno al 60%, o non posso usarlo. Ok, capito. Un kit di analisi. Dove lo trovo un kit per analizzare i minerali? Trovato. Un kit di analisi. Bene. Ok, cosa aveva detto? Un minerale rosso e opaco. D'accordo, vediamo quanto sei puro. Molto bene. Sito 69, la... Dove siamo? Miniera di Lost Cabin. Grazie. Miniera di Lost Cabin. Abbiamo praticato l'eutanasia a un esemplare di Homo sapiens mutans corporosus, usando 10.000 milligrammi di chetamina. In riferimento alla nota 2071, 6.000 milligrammi erano stati appena sufficienti a sedare un Homo sapiens mutans albino. Abbiamo seguito il soggetto fino alla miniera dal suo habitat primario, ai confini nord di Crater Lake. Che era il centro visitatori, credo. E siamo qui. Allo stato attuale non abbiamo alcuna teoria sulle abitudini o le dinamiche migratorie del soggetto. Ma perché è così dannatamente grosso? Non avete teorie su questo? Sì, effettivamente ce l'abbiamo. Davvero? Certo. Le analisi ematiche indicano che l'Homo sapiens mutans corporosus presenta un elevato tasso di steroidi anabolizzanti. Aspetta, quindi cosa? Prima di diventare infetti erano palestrati? Più o meno, sì. Non che fossero tutti atleti o bodybuilder stracolmi di androgeni sintetici. Alcuni avevano alti livelli di steroidi naturali, ma il risultato è lo stesso. Ok, e quindi? Possono farti a pezzi a mani nude. Coraggio, sistemiamo questi campioni e andiamocene. Furiosi, super pompati, ottimo. Tenente Weaver, sono St. John. Ho il cinabro che mi ha chiesto. St. John, bene, anch'io sono quasi pronto. Oh, aspetta un attimo. Serve aiuto? Weaver, ho finito l'alcol isopropilico, ne hai? Sì, ho una bottiglia di vodka nella mia tenda. Passa più tardi. Cazzo, ma non ti arrendi mai? Dovremmo vederci più spesso. Fanculo! St. John, scusa per l'interruzione. Comunque sì, passa a consegnare i minerali appena possibile. Ho altre richieste per te. Chiudo. Tenente. Ti prego, smettila con le stronzate. No, 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 intendo le stronzate militari. Ok.
Credo di avere quello che cerchi. Bene, sì. Sì, perfetto. Ehi, aspetta un secondo. Tieni. Polistirene. Sì, sai, tipo il polistirolo bianco, gli imballaggi, roba così. Sì, ho capito. Comunque, dimmi, com'è andata con la strega di Wizard Island? Vuoi dire il tenente Whittaker? Non avevamo detto di smetterla con le stronzate. Vai, caporale. È tutto. Caporale St. John, giusto? Signor, sì. Entra. Stavo bevendo una tazza di tè alle erbe, gentilmente offerto dal tenente Whittaker. Ne vuoi una tazza? Aiuta la digestione. No, grazie, signore. Io cercavo solo il registro dei turni. Ho un incarico per te. Uomini, caporale. Anche se non meritano questo nome. Hanno preso una di noi. Il tenente Justin Norwood, un ottimo ufficiale. E ora è prigioniera, quindi... Ok, la riporterò indietro, signore. Con uomini come te, ci riprenderemo questo mondo. Puoi andare. Una moto della milizia. È la mia pista. Ok, avanti, stronzi. Diamoci dentro. Colonnello, caporale St. John ha rapporto sul luogo del più recente avvistamento del tenente Norwood. È una vera fortezza, signore. Ancora che me ne occupi da solo. Attieniti ai tuoi ordini, caporale. Chiudo. Sì, signore. Cazzo, sì. Tieni duro, arrivo. Qui come andiamo, tenente? St. John. Iniziavo a non sperarci più. Ah, sì? Un mio amico una volta mi ha detto: mai perdere la speranza. Se ti arrendi, tanto vale mollare tutto e farla finita. Me lo ricorderò quando mi assaliranno altri 10 predoni. Stai bene? Allora, senti, la via è libera e la tua moto è ancora tutta intera, per cui puoi cavartela da sola, no? Sì, nessun problema. Grazie, St. John. Figurati, ma ora vai. Vai. Sì, è dell'unità di Curi. Apri il cancello. St. John, caporale St. John. Mi senti, amico? Ehi, funziona questo affare? Non credo che la radio funzioni. Taylor. Sì, la radio è a posto. Che c'è? Deacon St. John. Ehi, insomma, niente di che, solo un saluto. Non ci vediamo da quella faccenda del giuramento. Che storia assurda, non trovi? Taylor, sarei impegnato. Cosa? Ehi, dove diavolo ti hanno spedito, eh? Io sono con la fanteria o qualcosa del genere. Passo le giornate a bruciare nidi, a battere alberi e trasportare legna. E tu, di cosa ti occupi? Ricerca. Mi mandano nell'incubo a trovare scorte per gli ufficiali che lavorano a... Oh, cazzo, sì, ne avevo sentito parlare. Stanno sviluppando armi biologiche o armi chimiche, roba del genere. Al rogo i furiosi, giusto? Esatto. Senti... Taylor, devo andare. D'accordo, d'accordo. Senti, solo che... insomma, come dire... sto iniziando a cambiare idea su questa faccenda dei militari, sai? Taylor, che radio stai usando? Sei sicuro che non ti stiano monitorando? Oh, merda! Come immaginavo. Devo andare, St. John, chiudo. Caporale, bene. Ho il lavoro perfetto per i tuoi talenti speciali. Certo, sì, signore. Ricordi Vasquez? Sì, il disertore. L'abbiamo seguito fino al campo dei taglialegna, certo. Beh, cerchiamo un suo amico, il sergente Lee Anderson. Prima di finire in cella ha ucciso una guardia ed è fuggito. Beh, un bel codice d'onore ai vostri uomini. I nostri uomini. Ormai sei uno di noi, ricordi? Ho segnato sulla mappa il punto in cui l'hanno avvistato. E poi, come Vasquez, non era solo. Ottimo.
Generale Deacon St. John. Ehi, mi ricevi, amico? Ehi. Taylor, dimmi che vuoi. Ah, ci sei, ok. Finalmente ho capito come funziona questo affare. Canale sicuro e tutto il resto. Come va, amico? Taylor, avrei da fare al momento, per cui... Sì, lo so, scusa, amico, scusa. Che si dice che nel campo circoli della droga, proprio sotto il naso del colonnello. Roba buona, pare. Tu ne sai niente? Io non mi faccio, Taylor. Io non mi faccio, Taylor, quindi no, non ne so niente, perché... No, nemmeno io, figurati, è che... Cioè, questo tipo è presente, un atleta reclute, e si comporta in modo sospetto. Esce ed entra dal campo di continuo, per questo ho pensato di seguirlo, per capire cosa combina. Attenzione, Taylor, stammi a sentire, va da Cooney, lascia che se ne occupi lui, capito? Sì, certo, buona idea. Ok, va bene, St. John. Ci risentiamo più tardi, amico. Chiudo. Gesù Cristo, Taylor, che diavolo combini? Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. I federali sono sempre stati dei poppanti frignoni attaccati alle tette di noi contribuenti, ma per quanto fossero idioti, non dobbiamo sottovalutarli. Grandi capi sono ancora nascosti in un bunker, da qualche parte, e aspettano solo che i furiosi tirino le cuoia. Non hanno salvato il popolo in difficoltà, tantomeno i loro amati elettori. Ma sapete perché sono al potere? Perché hanno salvato le élite, i servi scodinzolanti, e ora brindano tutti insieme bevendo champagne in una base sotterranea. E intanto noi siamo qui a morire, a soffrire come cani, così che la loro società possa ripartire da zero. Ma hanno sottovalutato un dettaglio. Noi non siamo stupidi come pensavano. Quando l'ultimo furioso sparirà per sempre e loro usciranno allo scoperto per reclamare il mondo, noi saremo lì ad aspettarli. Oh, sì, noi ci saremo. E li faremo pentire di essere tornati. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Oh Gesù, neppure qui riesco a salvarmi. Perseguitato dalla stramaledetta Radio Free Oregon. Capitano Cooney, sono dove il sergente Anderson è stato visto l'ultima volta. Beh, strappagli le insegne della milizia. Non voglio che si impregnino del tanfo di quel traditore. Ricevuto, St. John, chiudo. Che abbiamo qui? Oh merda, lupi. Ok, cosa abbiamo qui? Per la miseria, Anderson che stanno trascinando. Come faccio ora a riscuotere la taglia? Caverna lavica di Dead Coyote. Un radiofaro della Nero. Ok, dov'è? Devo trovare come entrare in quella caverna. Registratore della Nero. Nota operativa 146. Sì, siamo nel sito designato 301. La caverna lavica di Dead Coyote. No, direi, perché dobbiamo esaminare i resti di un Canis Lupus Mutans. Mannaggia, questo mi aiuterà. Senta, volevo chiedere a uno di voi... Voi altri? Sì, insomma, a voi ricercatori. Come va il virus? Ecco, saltare. Intendi a infettare specie diverse? Sì, insomma, l'abbiamo trovato in gatti, cani, uccelli, questi lupi. Non credo che fosse possibile. Sai cos'è un morbo virale zoonotico neuroinvasivo, caporale? No, in assoluto. Pensa alla rabbia. Proprio come il virus Hooligan, si diffonde attraverso il contatto tra fluidi. Saliva, sangue, sperma. Ah, ma che schifo. E nonostante in quello, fra tutti i mammiferi, le colture in vetro hanno mostrato compatibilità con uccelli, rettili e persino insetti. Sai quanti mammiferi esistono al mondo? Parecchi, direi. Sì, parecchi. 5488 esattamente, teorie alternative a parte, ma tutte gatti, conigli, cani, cavalli, moffette, opossum, volpi, scimmie, marmotte e sì, anche i lupi sono vulnerabili e possibili vettori del virus. Gesù, e cosa comporta? Per noi, intendo. Osserva la muscolatura del soggetto. Il tubercolo sopragalenoideo gonfio e allungato, le tuberosità ulnari e radiali. Un lupo comune raggiunge i 50 o 60 km orari. Ma questo può sfiorare i 100 e può sbranare le gomme di una moto mentre lo fa. Da
nostro punto di vista, caporale, è un bene che molti mammiferi siano sull'orlo dell'estinzione. Meglio loro che noi. Forza, torniamo indietro. Meglio a loro che a noi. Alla grande. Bene. Hai ancora la fascia della milizia? Merda, un idrofobo. Cazzo. Capitano, ho trovato il tuo uomo, Anderson. Avevi ragione, indossava ancora le insegne della milizia. È morto? Diciamo che un branco di lupi si era già occupato di lui molto prima del mio arrivo. La fine che merita un assassino e un ladro. Sì, signore. Grazie, caporale. Puoi andare. Dico a St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca? Beh, sì, chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo. Caporale St. John! Wade Taylor chiama Deacon St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, ok. Non te lo dirò. Ma è così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no, no. Li ho seguiti lungo la superstrada. Superstrada 97? Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei un pensiero. Oh, merda, devo andare. Si stanno fermando a un altro campo. Taylor, chiudo. Taylor. Taylor. Centro visitatore, immagino sia questo. Ora devo solo trovare il lievito. Le cucine? Sì, deve essere nelle cucine. Oh merda. Oh signore. E qui abbiamo finito. Ora, dove sarà questo benedetto lievito? La posta! Ah, eccolo qui. Sì. Spero sia sufficiente. Al diavolo. Signora? Senti, puoi smetterla, per favore? Scusa? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. Il lievito, grazie. Prepari un dolce? Se ti serve un forno, so no, dove trovarlo. No, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi.
ma naturalmente eri sarcastico. Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto. Per essere rimasto. Sì, signora. No, no, lasciali pure lì. Grazie. Caporale St. John, sono il dottor Jimenez. St. John? Ehi, Doc, sono Deacon. Che posso fare per te? Ah, St. John, sì. Dovresti fare un salto in infermeria. Ah, problemi? Serve qualcosa? No, no, niente del genere. Voglio solo controllare quel braccio. Perché? Io sto bene, Doc. Con un ustione così, da stufa, non si deve scherzare. C'è sempre il rischio di un'infezione. Passa a trovarmi. È un ordine. Ok, Doc, d'accordo. Come vuoi, passo e chiudo. Ciao, Doc. Entra. Avanti. Siedete. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc. St. John, qui Curi, mi ricevi? Sì, capitano, eccomi. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. Signor, sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali, ci si aspetta la presenza di tutti. Ricevuto, signore. Chiudo. Bene, il comandante adora i racconti intorno al fuoco. Non vedo l'ora. Giorni, decine di nuove reclute hanno infoltito i nostri ranghi. Vi diamo il benvenuto. Non ci importa del colore della vostra pelle. Non ci importa da dove veniate. Non ci importa se siete uomini o donne. Non ci importa se siete gay, lesbiche, bisessuali o transgender. Questi aspetti sono al di fuori del vostro controllo. Sono cose che Dio ha voluto e noi le accettiamo. Chi non siamo disposti ad accettare sono i bugiardi, i ladri, gli stupratori, gli assassini, i fornicatori, gli adulteri, gli spergiuri, i tossicodipendenti e i criminali di ogni specie. Che lo siano in questa vita o lo fossero in quella precedente. Il vostro comportamento, agli occhi degli uomini e di Dio, è vostra unica responsabilità. Qualsiasi soldato o ufficiale ritenuto colpevole di trasgressione, anche piccola, verrà condotto qui, su questo patibolo, e impiccato fino al sopraggiungere della morte. Una punizione che potrà anche apparirvi crudele, ma credetemi, i nostri castighi sono un atto di misericordia a confronto del giudizio divino che sta per abbattersi sul mondo all'esterno di queste mura. Nessuno di noi è perfetto. Noi non pretendiamo perfezione. Ciò che pretendiamo sono obbedienza, ordine e disciplina. Queste saranno le armi per vincere la guerra. Compagnia, potete andare. St. John, rispondi. Taylor, chiama St. John. Taylor, non ti sei fatto più sentire.
Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. No, sono vicino, sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Oh, no, merda! No, no! No, no, lasciami! No! Taylor! Taylor! Oh, Cristo! Forza, ragazzo, non ci deludere. Dici dov'è il tuo campo e porterai a casa la pelle. Vaffanculo! Oh, ammazzatelo! Forse non ci sente bene! Vediamo di sturargli le orecchie. Non vi dico proprio un cazzo. No, 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 no! Ora ci senti meglio? Cazzo! Allora! Cazzo! Portatelo via da qui. Che ne dite? Lo portiamo al campo dei militari per avere qualche credito? Cristo santo. Sto arrivando, Taylor. Resisti. Era l'ultimo. Io devo trovare un modo per entrare. A posto! Non l'ho ucciso. No, ma cazzo, no! Scherzo! Non può finire, cazzo! Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Gesù. Ok, ascolta, amico. Tieni questo premuto sulla testa, così. Ok. Ok, sì. Aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì, sì. Taylor, come andiamo? Come vuoi che vada. Ho visto giorni migliori. Ehi, credo che abbia smesso di sanguinare. No, continua. Ok, stanno arrivando i soccorsi. Stringi i denti. Ascolta, vuoi che torni indietro a farti compagnia? No, oh no, non se ne parla. Già così mi sento una vera merda. No, sto bene, sul serio. Penserò a trovarti in infermeria per vedere questo. Ehi, ho visto come l'hanno sistemata. Niente male. Beh, è sempre meglio che stare qui fuori. Sì, l'ho vista anch'io. Cerca di non creare problemi ad hoc. Tesi, mi concludo. St. John, tenente Whittaker, mi ricevi? Passo a un canale privato. Aspetta. Deacon, mi senti? Sì, stavo guardando il modulo. C'è scritto silicato? Sì, mi serve per la fase stazionaria delle cromatografie su colonna. Le croma cosa? Scusa, è solo una parte della mia ricerca che sta dando buoni risultati. Ok, il silicato. Dove lo trovo? Cavolo, credevo di averlo scritto sul modulo. Allora, c'è un piccolo emporio a sud-ovest, vicino a Masama Village. Prova lì. Sì, ricevuto. Grazie. Scusa, perdonami. Buon lavoro, caporale. Sì, signora. Tenente. Passo e chiudo. Silicato, ma cos'è questo silicato? Deacon, mi senti? Deacon. Sono qui. Abbiamo molto di cui parlare. Signora. Questo è un canale privato. Dick. Ok. Voglio che tu sappia che dicevo sul serio riguardo il fatto che tu sia rimasto. Beh, lo capisco. Deve essere facile come stanno le cose. Dove diavolo potrei andarmene? E anche se lo facessi, insomma, dovrei restituire questo splendido cappello e inizio ad affezionarmici, sul serio. Sì, ci scommetto. Ok, va bene, devo tornare al lavoro. Il lievito ha già riempito una decina di piastre di petri. D'accordo. Tienimi da parte qualche proteina virale. Mi è venuta fame. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Capitano Curi, sono il caporale Russell. Risponda! Indietro, dannazione, muoversi! C'è
Sentito? Indietro, indietro! Russell, rapporto. Signore, eravamo a caccia di scorte, diretti a Kemolt. Ma ci siamo imbattuti nell'orda più numerosa che abbia mai visto. Dannazione, muovete il culo, forza! Avete sentito il capitano? Caporale, stammi a sentire. Porta i tuoi uomini fuori di lì. Non siamo pronti ad affrontarli. Ricevuto. Sì, signore, non me lo faccio ripetere. Russell, chiudo. Forza, muoviamoci, andiamo! Ci ritiriamo, andiamo, forza, forza! Il posto sembra questo. Andiamo a cercare del silicato. Ok, ragazzi, come siete entrati? Forse da qui. Qui dovrei riuscire ad arrampicarmi. Da questo buco, forse. Bene. Simpatico negozietto. Dove sarà il silicato? Oh. Eccolo. Silicato dovrebbe andare. Sara, ricevi? Ho il silicato che mi hai chiesto. Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Weaver? Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Hey Doc, ci sei? Caporale St. John, Doc Jimenez, rispondi. St. John, come va il braccio? La grande, prima che mi hai passato veramente miracolo. Fantastico. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro. Per lui e il tenente Whittaker. Ho come l'impressione che... Insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei. E la faccenda non mi piace. Sara Whittaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. Weaver, giuro su Dio che... Beh, non reggi la competizione? Via, sparisci! C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Tenente. Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema. Al diavolo! Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi, finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi, allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. E va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga, ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Caporale St. John, qui colonnello Garrett. Rapporto. Sì, signore. Caporale, abbiamo un problema urgente. Un soldato, un ufficiale, ha disertato. Un ufficiale? Un traditore della peggior specie. Ha ucciso 2 coscritti e rubato una moto dal garage. Pare sia fuggito sulla South Rim Drive.
La moto è il serbatoio blu. Devi trovarlo, caporale. Sì, signore, sì, ci penso io. Caporale, riportalo qui, vivo. Vivo, signore? Dobbiamo impiccarlo, caporale. Che sia di esempio per tutti coloro che pensano di calpestare le regole della milizia. Per chi si sente al di sopra della legge di Dio. Sì, signore. Bene, è tutto. Colonnello, sono dove è stata vista l'ultima volta. Trovata? Non ancora, ma c'è una moto della milizia abbandonata. Quindi non sarà lontana. Molto bene, caporale. Procedi con la missione. Chiudo. Una moto della milizia. Deve essere sua. Ok, che è successo? La moto deve essersi fermata e non l'hai presa benissimo. È come darti torto. Piccole orme di stivali, deve essere lei. E vanno da questa parte. Che cos'è? Deve aver perso qualcosa. Cosa hai perso, Crystal? Qualunque cosa fosse, doveva valere molto per te, vero? Ma che cos'è? Un anello? Ok, ne ho recuperato uno. Altre orme, da questa parte. Che cos'è? Neve gialla. D'altra parte non puoi tenerla per sempre. Non hai niente di cui preoccuparti qui fuori, Crystal? Altre orme da questa parte. St. John a Whittaker, io... Caporale St. John, c'è qui Matt, il colonnello. Gli stavo giusto riferendo quanto mi hai aiutato. Caporale St. John? Sì, il tenente Whittaker ti ha coperto di elogi. Faccio solo il mio lavoro, signore. Mi fa piacere. Le ricerche del tenente sono indietro sui tempi, ma magari con il tuo aiuto. Matt, te l'ho già detto. Ottenere dei risultati in biologia è molto più difficile che costruire una bomba. Weaver sta... Il tenente Weaver è in anticipo sul programma. Se non fai progressi, dovrò tagliare risorse dal tuo progetto per assegnarle a lui. È chiaro, tenente? Sì, colonnello, signore. Buon lavoro. Tutto bene, sembra che... Scusa, devo andare. Continui a frequentare le persone sbagliate. Vai a fare in culo! Ehi, non ti ricordi di me? Oh, certo che mi ricordo. Sempre in prima linea a baciare il culo del colonnello da buon soldatino. Ma porca puttana, lo sai perché sono qui? Scommetto che il colonnello ha messo una taglia su di me. Avanti, fai il tuo dovere! Che cosa aspetti? Che diavolo fai? Ehi, non voglio ucciderti! Sono qui per gli anelli. Quegli anelli sono i miei! Quei bastardi me li avevano rubati e sono i miei! Sì, sì, certo. Ma puoi scegliere o gli anelli o la vita. Che cosa ne dici? Puoi andare all'inferno! Non c'è di che! Colonnello, signore, rapporto. Ho recuperato la refurtiva. Caporale, sì. Quella ladra assassina da quattro soldi ha opposto resistenza? Sì, signore, sì. Ha cercato di fermarmi in tutti i modi, ma niente che non potessi gestire. Bisogna riportare la giustizia a questo mondo, caporale. Non rammaricarti. Sono le persone come lei, i bugiardi, i ladri, gli assassini, i tossicomani, i criminali. Sono loro la causa di questo flagello. Di sicuro non ne piangerò la morte. Di nessuno di loro. È tutto. Sì, signore. Torno subito al lavoro. Voi mi seguono dal primo giorno. Mi hanno ascoltato quando ho annunciato l'incombere della piaga divina. Mi hanno seguito fino a queste terre. Mi hanno aiutato a erigere quest'arca. Che siate con noi dal principio. O vi siate uniti ai nostri ranghi di recente, siete tutti parte di questa impresa. Siete parte della missione che salverà l'umanità. Voglio rammentarvi, mentre vi accingete a lasciare queste mura per compiere il vostro dovere,
che siamo ancora alla ricerca di materiale di studio degno di conservazione. Cerchiamo libri, manuali, enciclopedie, dischi e quant'altro. Il tenente Weaver ha stilato una lista dei libri di chimica necessari, mentre il tenente Whittaker ha fatto un elenco di quelli di biochimica, genetica e biologia. Il capitano Jimenez ha invece indicato quelli di medicina, anatomia e procedure chirurgiche. Il sergente Tomlinson ha un elenco di libri utili per la costruzione di strade e di ingegneria meccanica. Il capitano Hawkins è alla costante ricerca di materiale che tratti di agricoltura e colture idroponiche. Perciò, mentre siete lì fuori, tenete gli occhi aperti per recuperare materiale utile. Così facendo, darete un contributo al riempimento dell'arca. Compagnia, potete andare. St. John, ci sei? Sì, ci sono. Sono il tenente Weaver. Hai dato uno sguardo al mio modulo di richiesta? Ormai trotterelli per la strega quasi tutti i giorni. Comincio a sentirmi escluso. Sì, certo. Cioè, sì, signore, polistirene. Devo procurarmi del polistirene, giusto? Esatto, polistirene. Se hai problemi a trovarlo, c'è un camion ridotto male sulla superstrada 97, a sud di Kemolt. Sotto una torre idrica, lo puoi raggiungere? Io non... Ascolta, troverò il camion distrutto, ok? E avrai il tuo polistirene. Non deludermi. Chiudo. Andiamo bene. Un altro registratore. È successo. Ma dobbiamo finire. Nota operativa 1005. Raccolta dati dal sito 812. Ponte sulla superstrada 97. Il sensore di movimento segnala che dalle 800 di tre giorni fa altri 8000 Homo sapiens, mutans, turba sono passati da qui. È un'orda gigante. Sai quante persone vivevano in California prima dell'evento, caporale? Non ne ho idea. 39.250.000. Supponiamo che almeno la metà sia rimasta uccisa all'indomani dell'epidemia, dal virus o da superstiti poco inclini al dialogo. Fanno più o meno quanto? 20 milioni di Homo sapiens mutans? Più o meno? Non capisco dove vuole arrivare. Il mio punto è che 10.000 infetti sono una goccia nell'oceano. Prima che sia finita, ne arriveranno decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di infetti. Risaliranno la superstrada branco di pinguini cannibali diretti al mare lungo una pista di sangue. Signori? Lascia stare, riavviate il sensore di movimento e filiamo via da qui. Era ormai che aveva ragione. Continuano ad arrivare frotte di turisti dalla California, ma ora hanno più fame e sono meno esigenti in fatto di cucina. Polistirene. Eccolo. Ok, questo ce l'ho. Ho il materiale che stavi cercando. Oh, bene, bene. Lascia tutto lì. Ne prendo un pezzo. Ok. Bene. Allora, come vanno le cose col tenente Whittaker? In che senso? Vai e vieni di continuo? Sei spesso in missione? Faccio solo il mio lavoro. Ok, allora. Anch'io ho provato a battere quel chiodo quando sono arrivato qui. Veramente? Puoi giurarci. La ragazza ha un culo niente male. Adoro i culi. Non ho resistito. Certo, sì. E com'è andata? Male, direi. Cioè, mi ha atterrato di peso. Ha cercato di spezzarmi un braccio, fidati. Sta attento a quella donna. Prende fuoco con niente. Sì, beh. Lo terrò a mente. Ti serve altro? No. Prendi queste e seguimi. È un culo niente male. Vedi, il polistirene è un idrocarburo aromatico, al contrario della benzina composta da idrocarburi alifatici.
complicato. Ad ogni modo, miscelando i due composti, le catene molecolari si spezzano i legami covalenti singoli. Sì, certo, sono le basi. Sì! Questa sì che è una Molotov al napalm. E questa ci farà vincere la guerra. Perfezionata la formula, farà scintille più di una fiamma ossia acetilenica. Insomma, è calda. Sì, ne ho una vaga idea. Lavoravo in un'officina. Serve altro? Sono a posto, grazie. Ormai manca poco. Boom! Sarà una festa con il botto nel culo di quei mostri! Sara? Sì, mettilo sul bancone, ok? Ok. Mi dispiace. Ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te. Andiamo.